Da secoli Venezia è ispirazione per le nuove generazioni. E oggi? Quale memoria della città ci consegna un attore che ha studiato, conosciuto e lavorato con i grandi della cultura del Novecento? E come parla ad una giovane musicista come Ani Arani? Decadente d'avanguardia, in bilico sempre fra dissoluzione e progresso. Tutto qui è legato alla storia e le vicende di mille avanguardie ti vengono incontro. Chi abita in questa città, chi studia, chi lavora, sente la pressione forte della storia. Convivono all'interno di uno stesso luogo epoche diverse. Significa quasi essere fuori dal tempo, fuori dalle regole. Scrittori, artisti, c'è molto scambio e comunicazione tra il vecchio e il nuovo. La modernità sta proprio nel fatto che la città sta affondando. È questa la sua modernità. Sì, è Roma la città con il patrimonio artistico più importante del mondo, ma Venezia non rientra nelle categorie classiche, è fuori norma. A Venezia, ogni angolo, ogni canale ti spinge verso una dimensione onirica. Più l'attraverso e la scopro, più mi sembra un'invenzione fantastica che può esistere solo nei libri.